ospite oggi il dottor Messina, questore di Varese. Quale messaggio le piacerebbe lasciare ai 40-50 studenti che sono oggi qui ad ascoltarla? Domanda molto impegnativa. Se posso essere sintetico, mi piacerebbe lasciare un messaggio di legalità, un messaggio, come dire, di cultura della legalità. Cioè, questo è un momento in cui il Paese ha bisogno di grande senso dello Stato, è un momento in cui abbiamo bisogno di una grande diffusione di questa cultura e abbiamo bisogno del contributo dei giovani, abbiamo bisogno del contributo di gente che abbia maturato questa volontà, perché è un momento delicato, un momento di crisi, crisi non soltanto di tipo economico, è un momento di crisi anche di tipo valoriale, quindi questo è un paese che ha ancora necessità che questa cultura si diffonda, perché è un paese in cui è presente un convitato di pietra, penso alla criminalità organizzata di stampo mafioso, penso a quelle forme di criminalità che hanno accompagnato l'Italia e che sono state la palla al piede, continuano a essere la palla al piede per il sistema paese. Quindi riuscire a, come dire, divulgare, essere testimoni e portatori di questo messaggio, per me sarebbe una grande, grande cosa. Quindi trasmettere questa cosa o rinforzare in chi ce l'ha già questa cosa, per me sarebbe già un ottimo risultato. Grazie. Quale valore aggiunto ritiene che possano essere i giovani di oggi per il corpo di polizia? Valore aggiunto. I giovani sono un valore aggiunto per tutto. Per noi della Polizia di Stato non c'è dubbio che sono una risorsa. È una risorsa sulla quale il Dipartimento investe, ha investito da tempo. Noi abbiamo in questo momento qualche problema proprio per l'età media della nostra struttura. E il ricorso ai giovani è fondamentale per l'introduzione anche di una mentalità, come dire, diversa, per l'accrescimento della nostra cultura non soltanto professionale, perché comunque la Polizia di Stato è una struttura che deve vivere al passo con i tempi, deve porsi il problema della complessità della società moderna, che è un problema che deriva dalla globalizzazione, e lo definisco problema perché oggi la complessità deve essere governata. Governare la complessità significa essere flessibili, significa essere pronti al cambiamento. I giovani hanno questa propensione. La propensione al cambiamento, la visione, sono tutti elementi che secondo me caratterizzano l'evoluzione, caratterizzano il miglioramento. Abbiamo bisogno di questo genere di forze nuove, insomma, di forze di giovani. Dreaming of you, is it a waste of time? I'm sure you'll be mine.